sano parte dall'educazione, che noi dobbiamo. Benvenuti a Grande News, apriamo oggi con la cronaca. La vittima del grave incidente di sabato 1 settembre avvenuto sulla strada provinciale 7 che da Pollenzo porta ad Alba è Daniela Lanzoni, estetista di 43 anni, residente con la madre e la figlia di 14 anni, Lisa, in strada Bria, nel quartiere Madonna dei Fiori di Bra. La donna intorno alle 14 stava guidando la sua Toyota Yaris su un tratto di strada che in passato è stato più volte teatro di incidenti, anche mortali. Per cause ancora in fase di accertamento, riconducibili probabilmente all'asfalto bagnato, la sua auto si è scontrata violentemente con un furgone che proveniva dal senso opposto di marcia. Daniela Lanzoni è deceduta sul colpo e a nulla sono valsi tentativi di rianimazione degli operatori del 118, subito intervenuti sul luogo del sinistro. I due occupanti dell'altro mezzo, un uomo di 63 anni e una donna di 31, sono stati trasportati in condizioni mediamente gravi all'ospedale San Lazzaro di Alba. La strada provinciale 7 è rimasta chiusa al traffico per diverse ore allo scopo di consentire le operazioni di soccorso e i rilievi compiuti dai carabinieri di Bra. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Alba e Bra, oltre agli agenti della Polizia Municipale che hanno deviato la viabilità su strade alternative. Daniela Lanzoni era stata per diversi anni la titolare di un centro estetico in via Vittorio Emanuele a Bra. In molti nel quartiere Madonna dei Fiori la ricordano per la sua estrema gentilezza e per la sua grande disponibilità. La notizia della sua prematura scomparsa ha portato grande cordoglio nella città e in particolare nel quartiere dove viveva. La sua salma è stata composta nella camera mortuaria del cimitero di Bra in attesa del nulla osta per i funerali da parte della magistratura. La notte di venerdì 31 agosto l'amministrazione comunale di Saluzzo, in accordo con la prefettura, aveva chiesto l'intervento della protezione civile per far fronte alla grave emergenza che si stava verificando nei pressi del Foro Boario. Decine di immigrati africani arrivati in città per trovare lavoro come manuali della frutta stavano affrontando il freddo e la pioggia senza un'adeguata copertura, accampati con mezzi di fortuna. Sul posto è immediatamente intervenuta la Croce Rossa italiana che si occuperà degli immigrati fino a giovedì, quando con l'innalzamento delle temperature dovrebbero cessare anche le piogge. La domanda che il nostro portale si è posto doverosamente in queste ore è: perché a Saluzzo non è intervenuta la protezione civile come da richiesta del sindaco e della prefettura, ma solo la Croce Rossa? La situazione al Foro Boario non rappresenta forse una potenzialmente grave emergenza sanitaria? La struttura deputata alla gestione delle emergenze è la protezione civile, che viene pagata con le nostre tasse, e non capiamo come mai non sia intervenuta. Tra venerdì e sabato scorsi i carabinieri della compagnia di Alba hanno eseguito una serie di interventi presso alcuni supermercati e centri commerciali cittadini, denunciando alla locale Procura della Repubblica complessivamente 4 pregiudicati, un romeno e 3 italiani, per il reato di furto aggravato recuperando le furtive per un valore di oltre 400 euro. La mattina di domenica 2 settembre un ciclista di 54 anni residente a Bagnolo Piemonte è caduto rovinosamente mentre stava percorrendo con la bici la locale salita di Montoso. Sul posto è immediatamente intervenuto l'ente di soccorso del 118 che ha trasportato il ferito all'ospedale Santa Croce di Cuneo. Il Colle della Bonette e il versante francese del Colle della Lombarda sono stati dichiarati impraticabili a causa della neve. Nevicate meno intense si sono verificate anche a Limone Piemonte, sul Mondolè e sul Colle della Maddalena. Lunedì 3 settembre l'amministrazione comunale di Saluzzo commemorerà l'assassinio del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso esattamente 30 anni fa in via Isidoro Carini a Palermo insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro e all'agente di scorta Domenico Russo. Dalla Chiesa era originario di Saluzzo e per ricordarlo il comune ha deciso di stampare sulla carta intestata una sua immagine rievocativa realizzata dal consigliere comunale Andrea Moberto. Un'iniziativa simile era stata attuata in occasione dei festeggiamenti per i 150 anni dell'Unità d'Italia.
Per l'occasione sarà anche organizzata una serata speciale della quale non si conoscono ancora i dettagli. Sempre durante la mattinata di lunedì 3 settembre il Comune di Torino commemorerà con diverse iniziative la figura del generale della Chiesa e sarà deposta una corona d'alloro al monumento al carabiniere che si trova nei Giardini Reali. Ed è anche tutto per questa edizione, io vi ringrazio dell'attenzione e ci vediamo domani, arrivederci. Soltanto se sano parte dall'educazione che noi dobbiamo